Ciao, allora oggi il video lo compro l'abito del mese di luglio, quindi alcuni dei campioncini o piccole mini taglie che ho provato e che penserò di o comprare o di evitare assolutamente. Partiamo subito con un, senza lode, senza inganno, questa è la BB Cream della Vichy, la Normadem, è crema unificatrice, correttrice con SPF 16. Nella tonalità media ne avevo due, quindi ne ho usate per un pochino. Allora, il colore effettivamente è molto simile al mio incarnato, è abbastanza leggera, si assorbe bene, anche con questo caldo che c'è stato assurdo non lascia comunque tracce. La posso promuovere, però costa tanto, costa tantissimo, quindi non la compro perché costa una follia per me, però è un buon prodotto. Non lo evito per il prezzo. Altro prodotto che invece evito assolutamente è altra BB Cream. Questa è della Garnier, la BB Cream Original Classic Miracle Skin Perfezionatore 5 in 1 tonalità media. Tonalità che comunque la media va bene con il mio incarnato, ma il fatto è che questa è la versione original. È molto molto pesante, anche se non ci fosse stato questo caldo esagerato. Per la stagione estiva non l'avrei mai indossato, comunque con la mia pelle mista non mi piace, molto molto pesante. C'è un'altra versione, sempre da BB Cream, sempre la Garnier, molto simile, che ha invece della crema all'interno il siero ed è sicuramente molto meglio, non solo per il caldo ma proprio per la stagione calda, quindi in estate è sicuramente molto meglio e questo lo evito. Altro prodotto ed è altro campioncino, questa è la crema Revitalift Laser X3 della L'Oreal, una crema che permette di essere un siero profondo anti-età da giorno, corregge, densifica e rimodella. Ok, può andare bene, effettivamente è un siero, quindi è molto leggero, molto impalpabile, va bene per il giorno. Ha un profumo un po' molto profumato e quindi un po' invadente, devo ammettere, soprattutto con il caldo, però è un siero che si assorbe subito ed è leggero. Potrei in offerta comprarlo, non lo so, non mi ha entusiasmato. Forse con una buona offerta potrei anche pensarci. Comunque sia, quello che dice lo fa, quindi non ha niente da ridire. Prodotto che invece, questo è della Chanel Hydra Beauty Micro Serum, è un idratante rimpolpante intenso, super idratante con tecnologia di microfluidic, insomma delle microsfere che dovrebbero idratare di più la pelle. Allora, intanto lo evito per il prezzo assolutamente della Chanel, lo evito anche perché comunque sia ha queste microsfere impalpabili che dovrebbero essere super idratanti, ma ed è un prodotto già visto di altre marche. Quindi ok, il siero che è leggero, che è fresco, ma ci sono tantissime marche che lo fanno e se non mi sbaglio ne ha fatto uno anche la Garnier e con queste microsfere idratanti ha un prezzo molto più accessibile, quindi lo evito assolutamente. Prodotto che, questo è l'ultimo, prodotto che subito pensavo di evitare e invece mi sono ricaduta è della Lush, eccolo qua, era un campioncino anche questo ovviamente, ed è il deodorante aromantico, è un deodorante solido, quindi come tipo i panetti solidi o lo shampoo solido, ok, che ha un profumo che ti dici cos'è, però l'ho trovato che è un deodorante che io lo usavo panetto, va sfregato sulla pelle, molto valido, soprattutto con questo caldo, non è un antitraspirante, è solamente un deodorante. Ma ho trovato che intanto non macchia i vestiti né i bianchi né gli scuri e dura davvero a lungo, quindi non lo credevo, pensavo subito si aveva un deodorante solido, dai. E invece lo compro, potrei pensarci sicuramente. Il prezzo è sempre un po' arg per i prodotti della Lush, però è comunque molto valido, aromantico. E questi erano tutti quello compro l'evito del mese di luglio. Fatemi sapere se c'è qualcuno che avete provato, cosa ne pensate. Poi è stata utile. Al prossimo video. Ciao!